Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Come ogni pomeriggio aspettiamo che un po' di pubblico si popoli in maniera tale da poter avviare una nuova puntata del World Talking Conversation. Oggi in particolare parleremo del mio ambito professionale. Parleremo con un'altra esperta di make-up di come affrontare sia questo momento, questo periodo, ma anche come ne usciremo da questo periodo. Quindi consigli utili su come vivere ai tempi del coronavirus, ma anche come e cosa fare quando tutte le attività riprenderanno, e già sappiamo che dipendentemente dai settori, non saranno tutte le attività a partire immediatamente. In più sapete che il decreto coronavirus salva vita, salva Italia è stato emanato qualche giorno fa, dove già ci sono delle indicazioni su che cosa il governo ha intenzione di fare e di stanziare per i vari lavoratori, dipendentemente dalla categoria. E anche di questo parleremo, perché la professione del make-up artist è una professione che non ha un suo albo professionale a cui appartenere, e ci sono molte contraddizioni, quindi anche in merito a quale codice Ateco, quindi parleremo anche dei codici Ateco. Nel frattempo saluto tutte le persone che mi stanno raggiungendo. Buon pomeriggio a tutti e mi auguro sempre sia che restiate a casa, come dovremmo fare tutti, e soprattutto che stiate bene. Allora, visto che incomincia ad esserci un po' di pubblico, quindi saluto tutti e invito la mia ospite di oggi, Monica Bocconi. Quindi con grande affetto aspetto che Monica, eccola qui, buongiorno Monica. Aspetta perché ti ho visto per un momento, c'è Alessia, c'è Ambra e ciao ragazzi, io spero che stiate tutti bene. Però ho visto Monica per un momento, ma poi non sono più riuscita, quindi rifammi la richiesta Monica, così riesco a ridarti e nel frattempo continuo a dare qualche informazione. Quindi dicevamo che in questi giorni, dove appunto il decreto incomincia a dare indicazioni, dipendentemente dalla categoria, su che cosa potremo ottenere, ecco la Monica, proviamoci di nuovo e quindi cerchiamo di fare chiarezza lì dove non esiste un albo come nel caso del Makeup Artist. Ovviamente parleremo anche di Buon altro. pomeriggio! Eccola! Buongiorno, splendore! Buongiorno! Ma che Buongiorno! colori meravigliosi! Eh sì, dopo una Wow! settimana mi sono truccata! E vai! Lanciamo questo messaggio positivo che anche in casa bisogna Sì, si truccarsi. A maggior trucca! ragione glielo sappiamo fare. Certo, come no? Un attimo che sistemo perché prima è caduta la linea che il telefono è caduto. Brava, perché infatti ogni tanto ti vedo un po' più su e un po' più giù. Non E so invece come. diamo la possibilità a tutti. Ciao Mary, ci sono tutte le Sì, ragazze. Ma le ho tutte ciao. avvisate. Benissimo, Un attimo. perché oggi Ok, ci ragazzi, sono. infatti, proveremo insieme a Monica sì a fare un po' il punto della situazione, quindi Milano-Taranto, quasi un po' occupiamo tutta Certo. l'Italia. E quindi capiamo un po' la situazione e come la stiamo vivendo. Poi, invece, vedi, io oggi ho lavorato per tutti noi truccatori per dare un po' di informazioni anche non solo riguardante il decreto e quello che ci dobbiamo aspettare in un periodo in cui tutte le attività non riprenderanno immediatamente, e noi che come categoria, ovviamente, il make-up artist non ha un albo professionale, faremo chiarezza sia su come si Sì. fa a creare un codice Ateco, visto che se ne parla, ma poi sono informazioni un po' varie, Varie. confuse, e soprattutto, quindi, dipendentemente da che tipo di make-up artist, cioè se è un make-up artist che svolge la sua attività per lo spettacolo, se è un make-up artist
che ha deciso che oltre a lavorare per servizi fotografici, si dedica anche all'insegnamento. E terza categoria, il make-up artist, che sia lavorando sul settore dello spettacolo, servizi fotografici e quant'altro, sia che sia un insegnante o non lo sia, ma che vuole anche vendere all'interno di uno studio make-up dei prodotti, capire quindi qual è il regime fiscale e contributivo da adottare in abbinamento al giusto codice Ateco. Allora, prima però di affrontare tutti questi argomenti della puntata di oggi, Che Monica, ti sembrano chiedo pochi, com'è. ma sono tanti. Sono tantissimi e ripeto, siccome non c'è chiarezza, spero che si colleghino. Io intanto sto mandando i saluti a tanta gente, che si sta collegando. Ciao, prof, e si riferiscono a te. Sono la prof. Allora, Monica, com'è la situazione in questo momento? Dico in generale, partiamo da quello che è il momento coronavirus e che cosa stai vivendo tu a Taranto? Allora, diciamo che tutti ormai stiamo vivendo con questa psicosi di questo Covid-19. C'è chi più, c'è chi meno, perché io purtroppo ancora ad oggi io non esco da 8 giorni da casa, ma veramente. Perché ho fatto la Io da spesa. 16. No, io do 8 nel senso che ho fatto l'ultima spesa, basta. Quello che rimane, rimane. Perché se si continua a uscire, come molte persone ancora lo fanno, io dico, tutti ora devono andare a correre? Non hanno mai Esattamente, io corso infatti ho niente. mandato avanti una stories proprio in diretta da telegiornale dove appunto si denuncia in tutta Italia Ma questo infatti, io vorrei fattore. proprio, non per qualcosa, che prendessero proprio le multe, perché non è Allora, normale. tieni in considerazione che solo nella giornata di ieri, numeri alla mano e non solo quelli che passano sull'informazione di Stato, diciamo, ma anche informazione libera su internet. Soltanto nella giornata di ieri in tutta Italia sono state multate 8.000 persone. Cioè, ragazzi, sono tantissimi 8.000 Voglia. persone. Il problema è che c'è gente che ancora non ha capito, perché tanto dice: io sto da sola, corro da sola, o meglio, vanno anche in compagnia, a distanza io corro lo stesso. Ma il problema è che se noi continuiamo a ragionare così, questo Covid-19 dura all'infinito. Per fortuna, dico, incrocio le dita, qui da noi a Taranto la situazione per ora di questo maledetto coronavirus non c'è come da voi questa grande situazione aggravante. Per fortuna incrocio le dita, anche se ci hanno comunque comunicato che in questi giorni è meglio stare a casa perché sono le giornate dove si potrebbe incontrare il virus, perché purtroppo, dico, c'è tanta gente che è scesa dal nord e c'è questo grave rischio, perché noi stiamo, diciamo, ricevendo quello che voi avete ricevuto per prima. E se ciò non fosse successo, noi avevamo la possibilità di rimanere un po' più blandi. Quindi io invito le persone a casa sempre e rimanete a casa. È un sacrificio che dobbiamo fare tutti, non il più Sì, ragazzi, furbo, lanciamo il tutti quanti più. insieme, vi prego, questo messaggio. Chiariamoci il fatto che io capisco perché io stessa nelle informazioni, tra i telegiornali, tra quello che leggi sui giornali, tra quello che leggi su internet, non c'è un'informazione unica uguale, perché questo No. decreto ovviamente è stato un decreto che è stato fatto in velocità e non ha chiarito molte situazioni. Quindi è responsabilità di ognuno di noi, anche nel dubbio, tra quello che posso fare e quello che non posso fare, visto che si trasmette ad una velocità incredibile, facciamo meno fuori e facciamo di più in casa. Esatto. Perché credetemi, c'è tantissimo da fare ed ognuno di noi può comunque in questo momento, che ne so, dedicarsi al proprio sito, migliorare l'organizzazione delle proprie foto, del proprio portfolio, incominciare a cercare Tante su internet tante, 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 veramente si possono ricerche, fare tantissime cose. vedere nuove, scoprire nuove cose, ma anche in casa stessa, anche ordinare, per dire, io ho scoperto, già lo sapevo, però ho scoperto di avere tantissime scarpe
Non sto scherzando, è vero, perché col lavoro che faccio, che sono un po' schizzata dalla mattina alla sera, vai di là, vai di là, vai di là, vai di là, è normale che non ti rendi conto di quello che c'è in casa. Quindi ordinare le cose, i documenti, ordinare tutto ciò che è nostro, abbiamo l'opportunità, tra virgolette, di poterlo fare. Quindi evitiamo di uscire da casa. Assolutamente. E poi devo dirti che proprio in questo periodo, no, nel momento in cui ognuno sta cercando in qualche maniera di fare del proprio meglio, no, per se stessi e per gli altri, direi, così come ho lanciato oggi su Facebook per richiamare molti truccatori nell'avvisarli di questa diretta, voglio far notare due cose che faccio notare spesso. È vero che sono titolare di una mia linea di make-up, ma è anche vero che ho voluto di proposito, quindi guardatemi negli occhi, nella faccia, la trasparenza, per prima cosa fare le dirette da Valerio Orlando Official, perché sono una truccatrice come voi. Hanno più di esperienza, hanno meno, ma facciamo parte della stessa categoria e dovremmo essere tutti dallo stesso lato. E invece che farci appunto concorrenza in questo momento, dove nelle situazioni normali posso immaginare che una concorrenza leale sia anche giusta in alcune situazioni. Ma questo invece, colleghi, colleghe, è il momento in cui dobbiamo remare tutti, ma tutti, dico, nella stessa direzione. Voglia. Perché soltanto grazie all'altruismo e alla solidarietà riusciremo a non solo uscire da quello che è il momento coronavirus, ma a riprendere le nostre attività affinché ognuno possa ripristinare quello che era non la vita di prima del coronavirus. Io mi auguro che sia una vita migliore sulla base del tempo in cui uno si sia potuto soffermare a ragionare. Questo è il mio invito. Io spero che questa situazione ci abbia sicuramente cambiati, ma spero anche in meglio nel rivedere le cose in maniera diversa. A parte il contatto umano, a livello umano, che noi nel nostro mondo VOR già lo Il nostro abbiamo. give love first nel piccolo l'abbiamo sempre fatto, ma Sempre. ripeto, al di là anche i colleghi che si stanno avvicinando, no, a queste dirette che sto organizzando, credetemi, è una maniera per me, all'interno di quella che è una giornata di 14-15 ore, perché comunque non riesco ad andare a letto presto. Questo periodo sicuramente ancora di più sta cambiando gli orari, sta cambiando. Com'è? Io non dormo più. Già Appunto, dormivo. ma è un modo realmente. Ciao Martina, ciao ragazzi, ciao tutti. È Ciao a un tutte. modo per me per stare insieme alla gente esattamente come facevo prima. Poi all'interno dei nostri gruppi ce lo diciamo spesso, no? Quanta è la mancanza dell'abbracciarsi, dello stare insieme. Però, ripeto, nelle varie puntate dove ho invitato tante persone, quello che ne è stato anche di bello è che molta gente mi ha scritto ringraziandomi perché ormai l'hanno preso come un momento all'interno della giornata dove ritengono che i vari temi che tratto sono interessanti, perché non si parla solo di make-up, si parla di bellezza in generale, si parla delle problematiche. Oggi, dipendentemente dall'ospite che ho, è chiaro che vado ad aprire degli argomenti che possono essere interessanti per categoria. Ma ho già in mente di invitare designer, fotografi, veramente tante, tante persone che non c'entrano direttamente con il make-up, ma che in qualche maniera, forse nel Entrano futuro, comunque. potrebbe avere un senso. Ma Voglia, forse come? semplicemente per il fatto anche di informare le attività che fai, perché stando tutti a casa abbiamo la possibilità, visto che rispetto ad altri paesi che hanno lo stesso problema del coronavirus, pensiamo solo all'Iran, ma non hanno la possibilità di avere uno strumento internet libero come facciamo noi, beh, ragazzi, immaginiamo sempre che c'è chi sta peggio di noi. Questa Voglia. è la prefazione. Nella sfortuna siamo fortunati. Pensiamo se non Quindi guardare avevamo anche a chi sta peggio di il noi. telefonino. Voglia, almeno in casa abbiamo tante comodità.
tanti dimmi, Monica, dimmi. esattamente, al di là quindi della situazione generale che stai vivendo a Taranto, dove mi fa piacere anche per un discorso proprio di strutture, perché se Milano e la Lombardia in generale è già al crollo per numero di morti in un solo giorno, soltanto ieri 457, io oggi veramente guardando quelle camioncini militari che trasportavano i morti e non solo nelle camere ardenti di Bergamo perché non c'è più posto. Io ho pianto tanto. Ho pianto tanto perché significa che comunque il diritto alla vita in questo momento non è garantito più per nessuno. Ecco perché ribadiamo che bisogna restare a casa. No, una preoccupazione, oltre a quello che c'è già del Covid-19, è che le nostre strutture, gli ospedali qui dal sud, rispetto a voi, ad esempio su Taranto, abbiamo pochissimi posti letto in sale di rianimazione, eccetera, eccetera. Ecco perché si invita la gente a rimanere a casa, perché c'è gente che magari deve fare chemio, non rinviato, c'è gente che è cardiopatica, non rinviato, tanti esami, per cui il cerchio si stringe. E io dico, perché arrivare al peggio quando possiamo ancora cercare di mantenere la calma che stiamo avendo? Vedremo. Io ad oggi penso sempre al lavoro, sinceramente, perché il lavoro per me è passione, come del resto te, Valeria. Cioè, noi svolgiamo un lavoro che abbiamo la fortuna di farlo con il sorriso, non quei lavori che dici sono costretta a farlo. Quindi io penso al fatto che ho i pennelli di fronte a me e che non li sto usando, utilizzando sia con le allieve sia con le future spose. Però la cosa che mi preme è che penso ad oggi unicamente che questa situazione si sblocchi e ritornare anche a prendersi un caffè al bar, cioè che può essere una banalità della normalità nostra, ma è la cosa che prima, oppure rivedere anche mio nipotino, che non lo vedo da 10 giorni, anche i miei genitori, cioè Sacrifici, sacrifici che le ognuno di noi sta cose. facendo. In compenso ho conosciuto i miei vicini di casa, che Ecco, vedi? Ecco, non li conoscevo. Cioè, per dire. infatti, per questo dico che sicuramente non solo in questa fase, ma anche in una fase successiva alla prima fase della quarantena e dello stare in casa, questo periodo così lungo, mai registrato nella storia, no? Perché è la prima volta che succede qualcosa del genere, tranne che dobbiamo riandare ai tempi del colera, come facevano vedere oggi, però sta di fatto che sicuramente è una situazione talmente differente da tutto quello che ci potevamo immaginare, anche quando sono iniziati, no, a vedere intorno a novembre, dicembre questi focolai a Wuhan in Cina, ma immaginavamo che saremmo rimasti toccati anche noi. E invece vedere adesso tutto il mondo, tutto il mondo in una stessa direzione, ci dovrà far capire che al di là della lingua, al di là del pensiero, al di là della capacità di ogni governatore di prendere le proprie decisioni, quelle più giuste, che immagina più giuste per il proprio paese, sicuramente il pianeta si stringe tutto insieme e la Terra ci sta chiedendo aiuto. Al di là che poi sia una situazione guidata da movimenti complottistici o altro, perché ormai è abbastanza chiaro anche questo, ma non è il tema dell'argomento, per cui non lo apriremo. Quante situazioni appunto potranno cambiare? Nel frattempo leggo, io amo la Puglia, la mia Taranto, la mia famiglia ed è per questo che sono rimasta a Padova e non sono scappata a casa. Brava Mary, onore a chi è rimasto a casa tutelando l'Italia, se stessi, i propri familiari e quindi in qualche maniera portando rispetto a tutti, perché le singole azioni di ognuno significa portare rispetto agli altri. Qui non c'è da essere furbetti tra chi esce e chi non esce, qui c'è sostanzialmente da capire, vogliamo veramente rimanere in un periodo di incubazione così che sia il più limitato possibile, il più breve possibile, o vogliamo arrivare a dicembre? No, perché c'è qualcuno che ha palesato che fino a primavera 2021, se non Lo si so. rimane a casa, questa situazione potrebbe continuare. Quindi, se Sta a siamo noi. tutti quanti un attimino intelligenti e capiamo la situazione, sicuramente non saranno le Riuscire. prime giornate di primavera
a poter creare il problema perché il periodo più bello che sta per arrivare è proprio quello estivo e ci dovremmo augurare di riuscire tutti in estate ad avere un momento in cui poter giocare, ridere, scherzare meglio di come facevamo prima. L'argomento che volevo trattare, Monica, era in discorso appunto materia di lavoro, perché Monica Boccuni, oltre ad essere una bravissima insegnante che insegna sia in maniera indipendente presso una scuola di Bari, e poi ci racconterai tu qualcosa, con World Makeup e quindi con tutto quello che è il mondo che ho creato io, è docente del Lavoro Academy di Taranto, ma poi è una grandissima professionista riconosciuta a tutti gli effetti con specializzazione wedding. Cosa sta succedendo all'interno di quello che è il mondo tuo normale di lavoro, visto che tutte le cerimonie sono state bloccate, Monica? Prevedevo una situazione del genere, visto che da quando è scoppiato da voi questo virus, io avevo già molto, cioè, avevo pensato a questa cosa, perché Ciao, è logico che le spose ovviamente hanno organizzato già i loro matrimoni addirittura un anno o 2 anni prima e po non potevano pensare di ritrovarsi anche loro in questa situazione. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che le spose stanno tutte a scaglioni. Io ricevo ogni giorno messaggi, telefonate. Anche prima della diretta, un'altra sposa mi ha spostato la data. E sono tutte mortificate e dispiaciute, anche chiamandomi, dicendomi scusami perché devo spostare la data. Io, ovviamente, non, cioè io dico: non potete chiedermi scusa, siamo tutti sulla stessa barca. Quindi è logico che non posso dirvi che fai, che non fai, è una cosa che è capitata e pazienza. Quindi sta succedendo che le spose da aprile in poi, adesso sono arrivate anche a giugno, a spostare le date a ottobre, addirittura anche Quindi per il facciamo una prossimo anno. cartolina in base, quindi dico facciamo una cartolina in base a quello che mi stai dicendo, se per la metà di aprile dovessimo Non ci uscire da sono? questa situazione, potessimo ricominciare piano piano a riprendere la nostra attività di lavoro, significa che già tu stai avendo un'incidenza negativa sul tuo lavoro, dove mi stai dicendo che aprile, maggio e giugno non avrai spose. Aprile e maggio sicuramente, perché ancora attendo chiamate, ovviamente a breve se loro non mi chiamano le chiamerò anch'io perché devo capire, anche perché se tutto viene rimandato devo anch'io fare un Tetris nell'agenda, perché si ti sconvolge tutto quello che avevi pianificato e di conseguenza ti devi riorganizzare in maniera in tempi stretti, perché Ciao comunque. Massimo! Ciao Massimo! Comunque noi l'agenda, chi lavora col wedding, non l'organizza un mese prima, ma l'organizza almeno un anno e mezzo prima. Quindi vedersi stravolgere l'agenda significa stare davanti e vedere di incastrare il tutto, anche perché è logico che la sposa ti sceglie, come me, come qualsiasi altro settore, ti sceglie e vuole te anche quando ci troviamo in questa circostanza di spostare. E, diciamo che sono dispiaciuta per loro perché è normale, una persona che sceglie una data importante come il wedding, si trova a vivere in questa situazione e a chiamare tutti i fornitori per cercare di raggrupparli nuovamente per altre date, perché non è facile, soprattutto da noi qui a Taranto, al sud, i matrimoni sono visti molto più. Sono molto più sentiti, quindi loro sono attenti a tutti i minimi particolari, dal fiore, dal fotografo, dall'abito, dai capelli, il make-up. Quindi per loro hanno avuto, diciamo, uno shock ulteriore rispetto a quello che c'è già. E pazienza, io non, cioè, devo sempre andare avanti. Sicuramente ci andrò come tutti e piano piano ci rimboccheremo le maniche, come si dice, vediamo come fare. Vediamo. Certo. Poi, d'altronde, immagino che così come quella che è stata un po' la situazione che insieme a te e a tutti gli altri docenti del Lavoro Makeup abbiamo dovuto interrompere non solo le lezioni e gli esami, delle ragazze che avevano iniziato con noi, quindi le Il percorso. studenti, il percorso formativo iniziato ad ottobre.
Quindi gli esami erano previsti per marzo e ti ricorderai che appunto durante Milano Fashion Week e Parigi Fashion Week, nel momento in cui abbiamo capito qual era la situazione, siamo trovati costretti, chiaramente, nonostante già biglietti di aereo già pagati, pernotti e tutto quanto, a bloccare il tutto. E non solo questo, ma anche a bloccare quella che era la nuova sessione formativa che doveva partire appunto a marzo. Quindi auguriamoci quantomeno di riuscire a poter dare alle tante persone che mi scrivono e che è accaduta dipendentemente dall'area di interesse per diventare un futuro makeup artist. Il mio compito poi all'interno di Vormakeup è quello di trasportare le mail in maniera tale che possiate voi direttamente interagire con gli studenti. E perché questo? Perché sostanzialmente per me rimane sempre importantissimo e fondamentale il concetto che la scuola di make-up non si sceglie sicuramente per il numero di visualizzazioni, perché sappiamo benissimo che a livello di social marketing tutto questo non è comprovato nei termini in cui puoi immaginare invece la cosa più importante che dovresti immaginare, ovvero quanto il docente sia in grado di insegnare, non di truccare, che è una cosa differente, Sono che è il due cose motivo per il completamente quale. diverse. Che è il motivo per il quale sempre, sempre, continuo anche alle tante persone che mi scrivono per capire come si fa ad entrare nel mondo Vormakeup e diventare docenti, che se non si hanno 2 anni di esperienza, io preferisco no, perché non voglio cadere nel tranello, nell'errore, come in molte altre situazioni avveniva, perché io ho un ricordo chiaramente, non voglio parlare dell'attuale, perché oggi il mio mondo attuale è Vormakeup, quindi ho poca possibilità di valutare quello che sia la condizione nelle altre scuole di make-up. Ma sicuramente, per quanto mi riguarda, è fondamentale che gli studenti abbiano un docente che sia preparato, che abbia la capacità di trasmettere le informazioni in maniera chiara, che abbia pazienza, perché all'interno di una classe non si trovano sempre le stesse persone, non hanno tutti la stessa capacità di apprendimento, e poi all'interno di una classe ci sono persone più brave su fare una cosa e più brave su fare un'altra, che è il motivo per il quale mensilmente poi noi ci scambiamo informazioni sugli studenti affinché io possa seguire passo passo sia come stanno crescendo, sia quali sono le difficoltà o le capacità, quindi gli skill individuali di ognuno, se nel beauty fotografico, se nel wedding o se nel mondo del fashion. Giusto? Giustissimo. E infatti devo dire, scusa, poi ti ridò di nuovo la Sì. parola, che Monica, non perché sia qui, ma ha sempre stata la grande capacità di riempire classi importanti a livello numerico. Quindi questo è grazie alla sua bravura nella sua professione, alla capacità, brava, brava Martina, infatti che applaudi, alla sua capacità di trasmissione dei concetti. Quindi sono molto felice che tu abbia aderito anni fa alla mia Eroe. iniziativa e che il nostro mondo del lavoro abbia trovato un trend union. Dimmi pure perché ti avevo interrotto. No, quello che volevo dire è trasmettere agli allievi che cosa vuol dire? Vuol dire non trovarsi su un piedistallo. Io ragiono in questa maniera. Ok, che io insegno quello che io negli anni ho studiato. Perché la figura del makeup artist, apro e chiudo parentesi, non è quello che noi vediamo sui social, tra virgolette, tutorial. Queste cose lo sanno tutte le mie allieve, glielo dico dal primo giorno. Non è vedere il contouring, non è vedere la trasformazione, ma è capire la cliente e valorizzarla. E soprattutto per me trasmettere è quello che io negli anni ho acquisito. Ma anche io stessa sono sempre del parere che io posso anche imparare da loro. Ma non che significa imparare? Imparare anche il loro modo di fare, il loro modo di approcciarsi rispetto di me, che io sono magari un po' più grande.
Quindi per me trasmettere sempre con la parola umiltà, essere alla pari, tra virgolette, per me è fondamentale. È come se il nostro mondo, VOR, tra di noi ambassador e anche te Valeria, noi abbiamo un clima gioviale, scherziamo, ridiamo, è normale, quando si fa il lavoro si deve fare seriamente, ma anche giusto staccare, come faccio anche con le mie allieve, cercare sempre di instaurare un rapporto più leggero, perché altrimenti se improntiamo il lavoro di insegnante allievo con distacco, non arriva quell'input in più in cui loro poi possono avere la capacità di approcciarsi anche con le persone. Quindi per me insegnare vuol dire sicuramente insegnare tutto quello che io ho acquisito negli anni, ma anche a livello umano, che è la cosa principale di un insegnante, che non tutti a volte hanno, perché quello si nasce, secondo me. Cioè non è che io ho fatto il corso per diventare insegnante, no. Cioè, è una cosa che mi viene spontanea perché lo faccio con l'amore che io ci dedico quando trucco le spose, quando vengo alle sfilate. Cioè, non lo faccio tanto perché lo devo fare, che mi devo portare il pane a casa. Cosa che molti ragionano in questa maniera. Perché tanto poi le persone se ne accorgono quando lo fai tanto per. Io lo faccio perché ci tengo. E quindi ci tengo a fare bella figura, avere soddisfazioni, ma realmente perché sono le più sincere. Per cui Grazie Paola dei tuoi commenti. Anche Paola, che appunto Africa Malaika, che in realtà sappiamo essere stata un'alunna di un'altra VOR Ambassador meravigliosa che salutiamo, che è Marianna Picarone da Cava dei Tirreni e quindi anche l'area Napoli. All'interno di quelli che sono gli esami, dovete sapere che ho sempre l'abitudine di creare un team che non è la scuola, che ne so, di Taranto e solo la scuola di Taranto, ma di creare in quel Give Love First anche l'opportunità di aggregarsi. dove gli studenti, esatto, possono confrontarsi anche con un'altra docente. Quindi agli esami è mia abitudine che gli alunni di una classe vengano seguiti da un docente appartenente ad un'altra area geografica d'Italia. Ed è il motivo per il quale tra i commenti state vedendo appunto Paola, che è una neodiplomata e tra l'altro una bravissima truccatrice, di essere stata seguita da Monica durante gli esami. E la bellezza è stata appunto il confronto negli ultimi anni, da quando sono nate le VOR Academy, dove tutte le studenti si sono trovate bene con qualsiasi insegnante. Quindi questo per ribadire quanto sia importante la solidarietà fra colleghi e quanto Voglia. sia bello confrontarsi poi da nord a sud, amando tutti lo stesso lavoro, senza Lavoro. concorrenza, ma aiutandoci l'un l'altro. Quindi questo è quel concetto di Give Love First per le persone magari che non mi seguivano, non conoscevano e quindi magari ascoltando questi concetti che sono di ordine generale, ma poi vanno a caduta chiaramente in quello che è il mio mondo in particolare, magari non avrebbero potuto capire perfettamente. A questo proposito, siccome siamo quasi a metà del nostro spazio, dove avevo già anticipato che in merito alle tante richieste che sono arrivate anche per capire cosa succederà con il decreto, io oggi ho preso del tempo per prendere un po' di Il mio viso dice informazioni. tutto. Cosa? Esatto, Il mio viso dice tutto sul decreto. esatto, esatto. Intanto vi ringrazio Sara, Paola, Marina, tutte le persone che state ascoltando. Ciao. Ciao a tutti e veramente grazie, grazie di cuore. Allora, intanto partiamo. Ancora prima del decreto, io vorrei partire da una chiarezza generale per un po' di persone. Io stamane ho fatto 3 ore di riunione con il mio commercialista. Quindi quello che vi sto per dire, vedete, appunti alle mani, appunto, appunti alle mani, perché chiaramente ho scelto di fare la truccatrice e di non fare il consulente fiscale. E quindi vorrei che i termini utilizzati fossero talmente chiari ma anche specifici. Quindi mi perdonerete se oltre a guardarvi, guarderò anche il testo perché è molto importante e riguarda tutti noi. Allora, innanzitutto, il makeup artist. Partiamo da questo concetto. Non ha un albo. Ad oggi non ha un albo. Quindi, a differenza del parrucchiere che appartiene alla categoria contributiva e fiscale degli artigiani.
Così come l'estetista, che ha Come invece un suo mondo e una sua categoria, quindi nel momento in cui apre un'attività, viene inserita con un determinato codice, una determinata licenza e un sistema contributivo con l'INPS che le permette chiaramente di portare avanti la sua attività. Quindi, al makeup artist invece, che non viene ancora considerato come un professionista nel mondo della bellezza, al di là quindi del frequentare, ascoltate bene perché l'ho già detto tante volte, ma lo ribadisco, scegliere una scuola riconosciuta, quindi scegliere per voi una scuola di make-up riconosciuta dalla regione o non riconosciuta dalla regione, non vi fa differenza. Non Nessuna. esiste. Nessuna, perché neanche l'esame fatto in un regime in cui oltre al vostro insegnante c'è una commissione esterna che vi esamina, l'unica cosa è semplicemente che uscirete con un diploma dove poi per introdursi nel mondo del lavoro, dipendentemente da quello che sceglierete, il vostro diploma non vi servirà proprio perché non esiste un albo. Quindi se io mi laureo e divento un ingegnere, posso, con una specializzazione, appendere il mio bel diploma di laurea e quindi portare avanti la mia professione. Scale i miei contributi nella direzione della mia categoria. Questo al truccatore attualmente non è permesso. Quindi questa è la prima cosa. La seconda, quindi, da tenere in considerazione è che in assenza di albo professionale e di una cassa previdenziale specifica, dipendentemente da quello che sceglierete di fare, quindi non solo ai tempi del coronavirus, ma prima e sarà dopo, Ma tranne che qualcosa non cambierà, però ad oggi credo che ci occuperemo di altro, quindi la situazione rimarrà la stessa. Che cosa è previsto? Che per esercitare l'attività dovrà compiere delle azioni. La prima cosa è quella di richiedere l'apertura di una sua posizione partita IVA. La partita IVA, ovviamente, se non esiste una categoria specifica dove inserire il truccatore, sono stati creati i cosiddetti codici Ateco. Cos'è un codice Ateco? È una combinazione alfanumerica che identifica la nostra attività. Quindi, facciamo un esempio. Sono un truccatore, sono un makeup artist, ma non sono un estetista e voglio svolgere l'attività del truccatore, facendo corsi di formazione e lì dove ho la possibilità di farmi qualche servizio fotografico perché mi unisco a un gruppo come per esempio ha fatto Monica con VOR o piuttosto con altri gruppi di make-up o piuttosto vivo a Roma o a Milano e ho l'opportunità di essere inserita all'interno di un'agenzia di freelancer. Ok? Cosa dovrò fare? Mi dovrò intanto cercare un bravo commercialista, la prima cosa. O un consulente del lavoro. E badate bene che non tutti i commercialisti sono uguali e non tutti i commercialisti vi diranno la stessa cosa. Ne è testimone Monica che prima di trovare il giusto commercialista che le chiarisse alcune cose, anzi, se lo vuoi testimoniare, dopodiché riprenderò io, ha avuto alcuni problemi pagando delle cose che non avrebbe dovuto pagare semplicemente perché non arrivavano le informazioni corrette. Giusto, Monica? Sì, io in passato, diciamo, mi sono ritrovata ad avere due commercialisti che secondo me sapevo più io di loro, perché alla fine noi che svolgiamo un'attività del genere dobbiamo essere informate su quello che sono le leggi. È logico che io faccio il truccatore, loro sono commercialisti, dovrebbe essere che ognuno sa il suo. Ma nella realtà dei fatti succede che molto spesso dei commercialisti a linea, diciamo, molto grossolana ti forniscono informazioni tali che poi ti ritrovi a dover pagare io, in questo caso, delle situazioni sbagliate. Per fortuna ad oggi sono riuscita ad avere da un bel po' un commercialista che comunque mi segue in base a quello che faccio io, tra l'altro, perché poi ogni categoria ha la sua. Io nasco come estetista, quindi sono anche un'artigiana, quindi mi avvalgo anche di questo titolo rispetto a chi Grazie, sceglierò. scusa nel frattempo Monica che ti interrompo perché Angelo Di Pietro ci dà la sua testimonianza che dopo 15 anni ha trovato il giusto commercialista. Vabbè, meno Ecco, tardi che questa è mai, mia un'altra signora, dimostrazione. Grazie per la meno tardi. testimonianza.
E per cui sono riuscita adesso ad avere una persona che mi segue in base, come dicevo, a quello che è la mia competenza di settore lavorativo, perché alla fine possiamo essere 10 truccatori che lavorano in situazioni diverse, ognuno di noi ha la sua posizione anche a livello fiscale e tributaria allo Stato. Però, ahimè, ci sono tante persone che lavorano e non svolgono bene quello che dovrebbero sapere, e ci fanno Quindi poi mi trovare noi raccomando, un deficit. esatto, quindi mi raccomando ragazzi, siccome appunto il commercialista poi non ha, non c'è scritto Croce Rossa Italiana, lo dovete pagare, quindi dovete essere anche soddisfatti del lavoro che fa per voi, perché esattamente come quando voi vi trovate o davanti ad una sposa o davanti ad una cliente, sapete bene quanto è importante accontentarla. Perché Molto. per prendere una cliente ci vuole tantissimo tempo, per perderla ci vuole meno di un secondo. Voglia, E sì. quindi anche in questo, giustamente, dovete far sì che i vostri diritti, oltre che i vostri doveri, siano tutelati. Quindi i vostri soldi credo che siano importanti. Quindi cercate il commercialista giusto, che vi sappia fornire informazioni corrette, che sappia rapportarsi al vostro linguaggio, che non utilizzi paroloni che poi non capite, perché vi ritroverete nei guai. Quindi, continuando, dopo avere fatto, quindi, avere trovato il commercialista cosa farà? Aprirà una posizione in camera, dipendentemente quindi da quello che è il lavoro che si va a fare, aprirà una partita IVA che deve essere abbinata, come dicevamo poc'anzi, a un codice Ateco. Il codice Ateco, per esempio, per un truccatore che non ha, come nel caso di Monica, anche la qualifica di estetista e quindi è solo un truccatore, ad oggi l'opportunità di poter attivare il codice è quello di rientrare in un codice Ateco previsto come corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. Se volete sapere anche quali sono i codici Ateco più vicini alla nostra categoria, vi segnalo l'85 59 20 e l'85 59 90. Con questi due codici in abbinamento alla partita IVA si può tranquillamente svolgere la propria professione, sia andando a truccare sui set fotografici, sia potendo aprire una propria attività come docente. Attenzione, come docente. Quindi facciamo l'esempio. Domani una qualsiasi persona di voi che sta ascoltando la diretta decisa di aprire una scuola di make-up che non deve essere per forza in abbinamento a un brand, come dicevamo prima, come è successo con Monica, ma anche se la volete aprire in maniera indipendente. Una vostra scuola, quello che dovrete fare è essere iscritte in Camera di Commercio con una partita IVA abbinata ad uno di questi due codici. Adesso invece immaginiamo il caso in cui il truccatore, che oltre a lavorare sui set fotografici, oltre a svolgere la propria mansione di insegnante e quindi sfruttando questo codice Questo Ateco, punto. voglia anche vendere dei prodotti, quindi vuole all'interno del suo studio make-up avere l'opportunità di vendere quindi dei prodotti di make-up piuttosto che delle creme, quindi non per forza in esclusiva un prodotto, ma senza arrivare ad essere una profumeria, avere soltanto alcuni brand, almeno uno per categoria, che la rappresentino. Allora, in quel caso la situazione cambia. Perché? Perché il codice Ateco servirà appunto per Professione. permetterci di lavorare come insegnante. Per vendere in automatico bisognerà rientrare come partita IVA all'interno di quella che è la categoria dei commercianti. Io, per esempio, che sono titolare di Vor Makeup, quindi vendo sia prodotti, ma allo stesso tempo faccio anche corsi per formare altri truccatori e in più lavoro sui set, ho sia il mio codice Ateco come insegnante, che è esattamente l'85 59 20, che ripeto
viene nominata come corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. Perché? Perché è chiaro che all'interno dell'85-59-20, oltre ai truccatori, anche se io volessi fare corsi di life coach, rientrano nei corsi di formazione. Qualsiasi tipo di Qualsiasi corso cosa. rientra lì. Quindi è stato creato ad hoc per permettere a quelle che sono categorie di lavoro che non sono individuabili in un settore specifico di poter rientrare. Quindi questo intanto per chiarire quello è il problema. Aggiungo, come appunto avrete capito, che non per forza viene attribuito all'interno di quella che è la richiesta in Camera di Commercio dell'apertura della partita IVA di un solo codice Ateco, ma dipendentemente dalle varie attività che voi svolgete, potrete sommare più codice Ateco. Quindi la prima cosa da fare sicuramente è quella di documentarsi su quali settori riguardano la vostra attività, quindi quello che volete fare. Scusate se mi vedete continuamente, è perché ho una videochiamata e in questo momento non posso rispondere. E quindi mi vedete continuamente, faccio su col dito e mi sono un attimo distratta. Dopodiché, quindi avendo chiarito anche che per vendere invece, per vendere prodotti anche all'interno, ciao Angelo! All'interno di quello che è il proprio studio make-up, dovete invece abbinare la partita IVA a quella che è la gestione commercianti, esattamente come i parrucchieri rientrano in quella degli artigiani. E quindi vi dicevo, io per esempio ho un'unica partita IVA, ma ho diversi settori da dover chiaramente. Quindi faccio delle ricevute fiscali come formazione quando vendo corsi, faccio delle ricevute fiscali di altro tipo quando vendo online il mio prodotto, quindi il pubblico che acquista i miei prodotti, in maniera tale che con un'unica partita IVA ho una doppia attribuzione. Quindi spero di aver fatto chiarezza, almeno su questo primo punto. Scusatemi, Ora no, andiamo a vedere. volevo Dicevi, Massimo? comunicare una cosa, Vale. A me capita Vai. spesso quando le ragazze chiedono informazioni, quindi ci parlo, eccetera, eccetera. La prima cosa che mi fanno, come anche le ex allieve, le future, mi fanno: mai riconosciuto dalla regione? La stessa cosa che hai detto tu. Questo perché purtroppo c'è malinformazione da parte di alcune accademie italiane che dicono e danno informazioni sbagliate. In Italia, come abbiamo detto, come la figura anche dell'unico tecnico, non è riconosciuto e quelle scuole che dicono queste, diciamo, bugie, non vedo perché continuano a farlo, nel senso che è sbagliato dire cose che non esistono nella vita reale. Quindi io la prima cosa che dico alle ragazze, ragazze, se vi hanno detto che questo è riconosciuto da chi, eccetera, non esiste. Non esiste perché non siamo, non facciamo parte dell'albo. Quindi è umanamente impossibile che una scuola ti dica questo diploma è riconosciuto, ma comunque si può Allora, lavorare tranquillamente. hai sollevato un argomento che ricordo a tutti i truccatori che in generale all'interno di quello che è il mio sito vormakeup.com, andando nella sezione Academy, troverete tutte le informazioni su questi codici Ateco di cui vi ho parlato. Quindi c'è una parte che si chiama Professione Makeup Artist, dove ho inserito tutte le formazioni che vi ho dato, dove aggiorno in continuazione, proprio per permettervi di poter prendere da sole le informazioni che desideriate, ma ripeto, in maniera e in forma libera e gratuita. Non dovete sottoscrivere nulla per prendere queste informazioni né dovete comprare i miei prodotti. Questo è un modo proprio per aiutare la nostra categoria. E a tal proposito, volevo leggere uno stralcio proprio di quello che è riportato all'interno di Vor Makeup, sperando che appunto questo sia la conclusione dovuta rispetto a quello di cui tu stavi parlando. Allora, dove riporto, aspetta un attimo, semplicemente ho aperto quello non corretto, quindi apro quello corretto. Per svolgere l'attività lavorativa di truccatore ad oggi in Italia e nel resto d'Europa non è necessario alcun titolo di studio riconosciuto
E non esiste né viene richiesta una specifica qualifica. E questo per iniziare. In Italia attualmente esistono due categorie differenti definibili professioni. Le professioni protette, che prevedono un albo professionale e quindi non apparteniamo noi, e i consulenti professionisti, che siamo invece noi. Il truccatore non è contemplato nella categoria professionale non appartenente ad un albo. A salvaguardia della salute e dell'incolumità fisica dell'utilizzatore finale del trucco è la legge 713/86 su produzione e vendita dei cosmetici, che garantisce la produzione, distribuzione e indicazioni di utilizzo di un prodotto per il trucco accessibile a chiunque. Se ne conviene quindi che chiunque possa applicare il cosmetico per il trucco senza poter provocare danni, con la certezza di una sua facile e immediata rimozione, possono quindi tutti truccare e definirsi truccatori. Non esiste alcun parametro o scala di riferimento per un'indubbia e inappellabile attribuzione di titolo professionale. La differenza è solo nella capacità di applicare il trucco e il risultato estetico che ne consegue e che se ne ottiene. I requisiti tecnici per l'esercizio di questa attività sono specificati nella legge numero 1 del 14 gennaio 1990. Tra le possibilità di azione regolamentate da questa legge è contemplato l'uso dei cosmetici, tra cui il trucco. L'estetista può lavorare come dipendente e, se in possesso di relativa qualifica, può iscriversi all'albo delle imprese artigiane e praticare attività lavorativa autonoma nel proprio laboratorio estetico, eseguendo tra gli altri trattamenti anche il trucco. Invece, il truccatore non ha nessun obbligo di essere iscritto ad alcuna associazione specifica per poter operare lavorativamente nell'ambito del trucco, né tantomeno è richiesta la frequentazione di un corso di studio organizzato e tenuto presso un'associazione. Il valore di attestazione di partecipazione ad un corso di trucco organizzato da un'associazione, da un privato o da una scuola non hanno alcuna rilevanza discriminante ai fini lavorativi. Quindi, in questo, vedesi sia che la scuola è riconosciuta dalla regione, sia che non lo sia. Quindi, ritorniamo al discorso di andare a valutare realmente il professionista che insegna. E per concludere, il consulente professionista, senza albo professionale né cassa previdenziale specifica, per esercitare la propria attività deve richiedere l'apertura di una posizione IVA secondo un codice attività specifico, Ateco, con iscrizione alla Camera di Commercio e contribuzione nella gestione separata INPS. Anche qui parliamo di fisco. Quando parliamo di fisco, mentre io, per esempio, appartenendo anche e vendendo anche make-up, ed essendo che il mio maggior reddito ne viene fuori proprio dalla vendita del make-up, tra quella che è la gestione separata dell'INPS e la gestione commercianti, io verso in gestione commercianti. Chi invece fa semplicemente il lavoro del truccatore si trova nella gestione separata dell'INPS. Quindi, esattamente, come te e come tutte le altre persone che svolgono un'attività dove la gestione separata è stata creata proprio per tutelare quelle categorie di persone che, non avendo appunto una qualifica specifica, vengono introdotti, grazie ai codici Ateco, all'interno di categorie. Spero che con questo siamo stati chiari fino all'impossibile proprio. Ed è proprio da questo, infatti, perché ci mancano circa 5 minuti e poi ci dobbiamo salutare perché in automatico Instagram ci butterà fuori, dove volevo darvi come informazioni, visto che soltanto la prossima settimana anche il mio commercialista si è trovato concorde che per ottenere chiarezza su queste 600 euro di sussidio che verrebbero date alla categoria del PMI, cioè piccole e medie imprese, dovremo appunto aspettare la prossima settimana per capire bene in quale modo bisognerà fare richiesta probabilmente ai vari enti affinché loro sappiano che tu appartieni a quella categoria e devi ricevere quel determinato sussidio. Ma in generale,
Vai. No, no, mi scusa, interrompo. Mi diceva il mio commercialista proprio ieri che per richiedere, cioè richiedere questa 600 euro una tantum, ci sono una serie di pratiche da fare. Certo. Ora loro ad oggi non sanno perché comunque questo è un decreto appena sfornato, devono leggere tutte le leggi, le diciture, eccetera, eccetera, che come dicevi ben tu, la prossima settimana sicuramente ne uscirà a galla per risolvere questa situazione. Però io leggevo, poi non so se è vero o non vero, perché poi sui social ce ne sono una marea di cose Vai. che non credo ovviamente, che non tutti potranno, cioè sarà come una sorta di gara, chi arriva prima riceverà questo bonus e chi rimane fuori, rimane fuori. Cioè che significa che è stato detto che tutti lo dovremmo avere, chi fa parte di questa categoria. Però molto probabilmente, siccome siamo in di più rispetto a quello che loro pensavano, insomma, le pratiche a chi arrivano prima, dopo un tot di persone, dovrebbero stoppare. Però questa cosa non ne sono sicura. Non Cioè, ho lo penso informazioni al proprio riguardo, nel senso che il mio con. commercialista si è tenuto molto open, dicendomi appunto che le uniche informazioni importanti in questo momento che ognuno di noi, in maniera seria, senza pensare di andare a finire in fake news, che deve fare, che può fare, è quello di collegarsi o al MEF, al sito del MEF, che è il Ministero dell'Economia e della Finanza, dove ci sono chiaramente riportate già tutte Da quelle che tutte le sono le leggi. parti fiscali che sono state prese dal decreto, oppure collegarsi alla Gazzetta Ufficiale dove è riportato il decreto in maniera intera, o ancora andando e scrivendo su internet AGO, che è l'assicurazione generale obbligatoria con cui ogni cittadino italiano è tutelato, dovrebbe essere tutelato. Esattamente come paghiamo, garantito, diciamo, da quella che è la contribuzione che deve avere. Detto questo, le uniche cose che attualmente si sanno e che quindi vi posso trasmettere sono che sono stati congelati fino al 30 settembre tutti quelli che sono canoni, scadenze prestiti, rate prestiti. Sospesi tutti gli adempimenti fiscali, per cui sia i versamenti contributivi sia le imposte. Quindi parliamo sia degli F24 da versare, sia i contributi da versare all'INPS all'interno della propria categoria. E con questo diciamo che abbiamo concluso la puntata di oggi. Io spero veramente che tutte le persone che si sono collegate abbiano potuto trarre da queste informazioni qualcosa di utile per loro. Vi invito a continuare a seguire i VOR Talking Conversation, perché in ogni puntata sto cercando di cambiare gli argomenti in maniera tale da poter accontentare anche le tante richieste che mi arrivano. Quindi vi ringrazio intanto della fiducia che mi riservate e la gioia di stare insieme. Quindi saluto intanto Monica e la ringrazio enormemente per il Valeria, tempo che ha passato con noi. lo Vai! sai qual è il mio rito? Un Certo! passo che ancora non abbiamo fatto, ma che lo faremo. Certo! Ci senti? Ci senti? Assolutamente sì! Quindi pronte per Facciamone uno questo adesso! Pronte? Aspetta. Fatto! Ho perso la comunicazione. Bene, però siamo riuscite, quindi adesso pubblicheremo anche il nostro bellissimo selfie. E peraltro io sto cercando di conservare tutte le storie in maniera tale che appena sarà pronto il mio blog, che sarà un'altra novità, ognuno di voi potrà, in base all'argomento, poter ritrovare queste dirette che saranno sempre e sicuramente utili a tutti quanti. Monica, io ti ringrazio. Niente, grazie a te Valeria. Quest'oretta è passata, visto che abbiamo intere giornate da passare in casa e mi ha fatto tanto piacere. Ok, oltre a Anche a rivedere. me, perché è stato un modo, in qualche maniera, anche seppur virtuale, di abbracciarti, perché mi manchi tantissimo, mi mancano tutte le mie Speriamo docenti, di tutte le persone. riabbracciarci come facevamo un tempo. Anche Esatto! così. Ragazzi, abbracciamoci Vediamo. e ripeto,
Se qualcuno è interessato, qualche altro makeup artist vuole dire la sua, scrivetemi a info@valerioorlando.com e capiremo insieme cosa fare, cosa dire e quando soprattutto. Un bacione Un e alla prossima. bacione. Ciao.